Amore. Ci stai registrando? Sì. Buongiorno. 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 Di nuovo. Stupido. C'è che... l'acqua, te l'aspettavi qui. Stupidone. Sto facendo il latte a Pompoloni. Bomboloni di buongiorno, mammi. Buongiorno. Ci voglio non si accapa, c'è ancora a parlare. Ti stava a far ammazzare dentro quel lettino in mezzo ai sbarri, come ti prendetemi. Che questa cosa? Sì, prendetemi, bastardi. Allora, buongiorno, che ti stai a vedere, Miley Cyrus? No, oggi sta adesso. Allora, stamattina la giornata si presenta così, alla parte sono le 8, mo sono 8 e 20, però Bombolone si è svegliata alle 8, però si è svegliato a mezzanotte e mezza per mangiare, poi si è svegliata alle 4 perché volevo sistemavo, vabbè. Stamattina, porca trota, aspettate, vi faccio vedere da quest'altra parte com'è la giornata. Il latte e Bombolone è scaldato. Aspettate, giovani donzelle, si è tutto buio, insomma, voi sapete, io non so tutta tecnologica. Allora, madonna, come cazzo non la faccio vedere qua? Si apre la finestra, mi si affoga la macchinetta. Ecco, sentite, zitta un po', pippa, manurende, tutto appannato. Beccato per questo. Cioè, guardate il cielo com'è. Mamma mia. Cioè, avete sentito? Ma meno male che stavo a registrare, vedi? Perché io stavo per spengere, invece. Momenti casco che c'era un stendino. Vabbè, faccio il laccio a Bomboloni, eh. Allora, io mi sto preparando la mia colazione preferita, fette biscottate e burro e marmellata, che purtroppo quando non c'è Lillo non me la posso mai fare perché, cioè, ci metto troppo tempo e Bomboloni non me lo permette. Poi sono una disgraziata perché ci metto un botto di burro e una sputatina schifosa di marmellata, però sono buone. Ora faccio un bel coffee, c'è un zuppetto dentro e me la mangio. Allora, dunque, ci sono fatte le 9:10, non è che è passato chissà quanto tempo. Abbiamo fatto colazione e mio marito si è mangiato un pacco intero di plasmon, ma cioè i plasmon quelli proprio grossi così. Io mi sono mangiata quelle belle fette biscottate con burro e marmellata, me ne sono mangiate una decina, mamma mia, non vedevo l'ora di farmi una bella colazione come dico io. E adesso stavo di Stefano, stacco, sì vabbè, è uguale, stavo di Stefano, stacco il pupo, vabbè, Lillo stacco il pupo e mo gli porto il caffettino di là in camera. E gli porto, aspettate, se no gli faccio il cappuccino invece che il caffè come al solito, direi basta, caffettino, voilà. E gli porto, aspettate, vi faccio vedere una cosa. Ieri ho comprato, guardate quanto è in ordine il mio frigo, tac, però guardate lo sportello. E c'è il magheggio, c'è uno schifo, vabbè, comunque ho comprato le fiesta al caffè e noi adoriamo le fiesta quelle classiche, no? Quella all'arancia. Poi c'erano queste, mi sa che stavano pure in offerta, ho detto quasi quasi le prendo, e allora mo ne prendo una, la divido a metà e ce la pappiamo, sono buonissime. Poi vedete, fredda di frigo, è qualcosa di eccezionale veramente, gola puttana maledetta. Ecco, mio amore. Parlando con qualcuno che stavolta si racconta una bugia, perché loro dovremmo dirla noi. La fiesta. La fiesta. Un pezzo per uno. Che fai, Bobolo? Bobolone. Ciao, Boboloni. Eh no, l'ho visto che non stavi nudo, no? Cretinetto, poi tagliavo il video. Vabbè, che poi prendi? Prendi la... Prendi qualche cosa, mo. Guarda la faccia di mio marito quando vede qualcosa da mangiare. Manco il caffè, guardate, ha preso subito la fiesta. Allora aspetta, amore, vai, lascio il vassoio, eh. Senti, possiamo rimanere con la luce spenta, tanto siamo in casa. Sì, ma guarda che è un pezzo per una fiesta, non è tutta tua, eh. Non so, aspetta, non c'è gli occhi. Oh, scusa, amore mio, dove te la sparo? Come stava prima di me? Ah, facevo pure che la gente poi non vedeva. Bobolloni, buongiorno, amori. Bombo! A singhiozzetto, amore mio, c'hai tu? Ah, che c'hai, rigurgitino, aspetta.
alle 11 pure qualche cosa. E finalmente io anche forse riesco a lavarmi, a vestirmi e a rendermi presentabile. Poi è uscita sta bolla schifosissima che mi fa un po' cagare. Vabbè, adesso mi faccio una bella doccia, mi lavo il viso con la mia saponettina allo zolfo. Mi piace proprio questa saponetta perché, già ve l'ho detto in un video, non si sente tanto l'odore di zolfo, però mi secca le impurità e tutto il resto del viso dove non è necessario, insomma, mi lascia la pelle morbida. Oh, vorrei tipo un assaggio a me tipo un'ora così bello. Vabbè, c'è chi può e chi non può. Ma questa notte ora anche andiamo a mangiare un sushi. Ragazze, per me anche una semplice uscita in famiglia diventa un calvario, perché mi sono dovuta lavare i vestiti poco 5 minuti. Aspettate che mi butto di qua. Fibbi, però ti posso dire una cosa, mamma, sei in dito con tutta la sabbia. Allora, mio marito è andato a fare un attimo l'aperitivo con un suo amico e io non ci sono andata perché aveva cominciato a piovere e non fanno entrare Fibbi nel forno, e quindi adesso sto aspettando qua loro. E Bombolone, vi faccio vedere com'è vestito. Mio marito dice: no, non mi piace tanto sta outfit. Praticamente l'ho vestito con quella salopettina bella, vedete, che vi ho fatto vedere sugli acquisti. E questo è proprio un amore, ragazze. E poi gli ci avevo messo questo qui, il coordinato. Vabbè, tanto l'avete capito qual è, insomma, quello con le orecchiette. Amore, salute gerberine. Ammazza che sbadiglio, mamma. Che forno. Che forno, mami. E bonjour gerberine. L'ha detto mezzo francese e mezzo Fibbi. Santo Dio. E dicevo, stamattina praticamente mi sono truccata e mi era venuto fuori un trucco, no, bello, sembravo tipo, cioè, avete presente quei trucchi tutti un po' sbadasciati, colati, tipo dopo notte di sesso, in poche parole, sembravo tutta colata. Dico: mamma, au, dico: mamma mia, che schifo. Tutta strana era uscita fuori, perché comunque truccandomi di corsa, gusfraba. Fibbi, taci, tua. E vabbè, insomma, così era uscita fuori in mezza così. Mo intanto aspettiamo un amico di Lillo e mo se sentiamo dopo, perché se no guardate sto cane come frullo, te frullo, fa così perché se n'è andato mio marito. Vabbè, comunque fa 17 gradi oggi e comunque la giornata che si presenta è questa, ragazzi. Vedete che schifo, che zozzeria. Di un po', amore, ma ogni volta che ti riprendo stai col forno aperto. Au! Guarda che finto. Hai fatto la pisciola. Ti è venuto il brivido, hai fatto la pisciola. Piscioni. Lillo ha acciaccato una marea di merda. Amore, vuoi dire qualcosa? Davvero? Vuoi dire qualcosa, amore? In questa giornata così uggiosa. Uggiosa, uggiosa e umidigia. Sì, però mo, cioè, amici tua mi fanno ride. Perché? Tutti infreddoliti, dice: fa freddo, coprite. Ma sì, che felpa e cappuccio smanicato. Io ho messo la ragazzina il pile, fa il callo da madonna. Anche perché quanti gradi fa? Ma fa 17 gradi. Cioè 17 Roma. Gradi, ma a Roma si può fare, insomma. Noi stiamo andando a mangiare e sushi. Io c'ho il giacchetto, cioè c'ho la felpa questa della zip e la magliettina a maniche corte sotto, non è che c'ho chissà chi è. Dice: no, mettete la felpa perché fa freddo. Qua il cibetto, sentiamo lo scafandro. Mo ci stanno gli amici nostri. Pensa se ando stanno. Ma ando stanno, dico, lo so, boh. Vabbè, mo arriveranno. Stamattina non sapevo come mettermi i capelli, prima mi sono fatta la coda, poi mi sono sciolti, però... Porca zozza, no, mi sono lavati che poco, già sono zozzi. Vabbè, sto sempre con le mani qua, a toccarmi, Stefano che mi sfrigola tutta. Ma che vuole quello, hai visto? No. È girato, l'ha guardato. Bombolo? Beh? Amore! Ciao! Ciao! Prendi un po' tu, spostalo! Ciao, bomboloni! La decantata.
Sì, sì, embriagone. Sì, butta un po' grazie. È embriagone. Vedi. Questo è Antonio. Questo è Antonio. Sei un attimo. Detto Anthony. Dite tutti ciao Gerberine. Questo è Daniele. Sei Gerberina, sono pure del canale della Gerberina. Perché lei è la Gerberina madre, capito? Io sono Gerberina madre. E questo è Michele. Ecco, basta a fare io. Sì, allora riprendi anche voi. Ma Michele, vuoi conoscere una ragazza, Michele? No, no, c'è il telefono. Vuoi lasciare il numero in diretta? No, te, Daniele, vuoi conoscere qualche ragazza? Capiracchi! Allora, se siete interessati a questo ragazzo, mandate, scrivetemelo, io vi faccio avere il numero di telefono. Antonio no, no. Antonio vi ha svegliatura. Alla salute. Alla volta ragazzi. Salute. Ma quando va il cicine? Salute. Alla salute. Ma non ce l'ha il cavalletto? Non ce l'ha il cavalletto? Non l'ho portato. Cioè comunque Michele è un signore, eh? È l'unico che ha brindato con me col biberon, mi dispiace. Ma apposta, capito Gerberi? Ma sto ragazzo qua, ma che vi dice? Michele pure del suo Michele, guarda. Ecco perché su Michele ha salvato Michele Gerberino. Sì, Michele Gerberino. Dove ero? Te le palle, va sempre in giro. Ragazze, allora, qualcosa abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato solamente i primi adesso, tipo il sushi, stavo così, tipo il sushi e i primi. Mo ci portano i secondi. Io mangio due, quindi mangio due gamberi là, io sto a posto. Vabbè, ma i secondi ci fanno portare però. Mo ci porto i gamberi, sale e pepe. Poi abbiamo chiesto pure gli involtini dei gamberi. Si spezza le rinfresche e riparti. Bonus, secondo me, raga. Oddio, mannaggia, non l'ho ripreso. Mannaggia, non l'ho ripreso. Che bonnezza. Mi hai provocato. Dai, non rompete le palle. Gerberina. Ogni cosa deve immortalare. Cioè, non ci vede un cazzo, raga. Vai, butta, che ho le immagini mie che fanno schifo. Gamberetti, sale e pepe. Buoni. Scusa, ma tu sei l'unico che ha detto che non volevi, già stai chiamando così. Allora, vai, butta, sa che è caldo. Adesso ci viene il cagotto a tutti. Parto e ricominciamo da capo. Vabbè, ma che me devo servire da sola? Che c'è i gamberetti? Ah, sì, scotta, la fine. Madonna, scotta, tanto buttalo tu. Cocio, io ho paura. Basta Anto. L'odore è forte. Vai. Sa che è? Che è? Sa pure. Dice no, io non lo voglio, quell'altro non lo vuole. Non so che avanza così. No, Anto, giuro. Anto, ti sto ripiando qua sopra, te lo giuro. No, ma che ho messo tutto, ho messo tutto. No, va bene. No. Salute. Tutto del sorso. Che è? Pizza di mia. Mamma mia. Pizza di mia. L'odore di pagliatura. Allora, stiamo andando a prenderci il caffè. Io ho bevicchiato, però sono l'unica che è sobria. Vedete, io ho le guardie del corpo. Oh, amore, scusate, dove siete? No, perché mi sento beata tra gli uomini. Scusate, guarda. Beata tra gli uomini. Tutti dietro. Tutti alla protezione della Gerberina. Guardate che uomo sexy che ho. Gli ho inquadrato il culo. Ma Michele? Michele, dove sta? Ma Michele? Sei rimediato. Ah, sei rimediato? Ah, a un ha rimorchiato, mi sa. Ha rimorchiato Michele. Quindi, Gerberi, mi raccomando, mandate il curriculum. Sì, se vi piace qualcuno di questi amici, uno no perché è fidanzato, l'altro due però sono liberi. Se vi piace qualcuno dite a me, diventiamo pure parenti. Si manda curriculum con allegata una foto. Foto per intero. Per intero. Ok. E lo sapete che devo fare pipì? Ma ci vorrebbe un bel cartoccio di frittura. Ma che devo dire, regge d'età?
Il range d'età sì, però tocca dirlo, perché Michele c'ha 30, 30, quanti anni c'ha Michele? 35, 36. 35, quindi massimo pure 44 va bene, tanto no, Michele è un po' più grandi, no? Diciamo un range... Vabbè, dai 25 anni, perché 20 anni è troppo piccola, dai 25 ai 37. No, che 37, no, dai 35. 37 morto che parla. Scusa, io ce l'ho 38. Oddio no, 43 morto. 47. Sì, vabbè, questa Budersa che è nata. Quant'è morto che cioè, parla? Scusa, se io ce l'ho 38 e te 33, diciamo quasi 5 anni di differenza, mica gli davo una con 5 anni di più. Ma dici qual è il morto che parla? Il 47. Il morto che parla è quello che si rialza dalla tomba. Il 47 è il morto che parla, che poi mi sa che è il 46. Non lo so, vabbè, insomma siamo capiti. Ah, eccoli. Michele, abbiamo dato un range d'età per te, eh? È 25 e 35, vabbè. Se qualcuno sì, è interessato. Ce n'ha 40, ce n'ha. Danni di carcere. No. Scusa, ma se ce n'ha 40. No, aspettate, ve lo un quadro, vedete, questo potrebbero... è quello che vi prendete, eh? Ecco, vi piace? Allora, stiamo facendo il coffee. 5 euro. Allora, io devo dire una cosa. Ci siamo messi seduti a luna. Dai, hai visto io? Quali 5 euro? Ma quali 5 euro? Scusate, io non vedo soldi. Ma Pamaro? Stavo dicendo. No, scendi di cuori. Ci siamo messi seduti a luna. Sono le 4, ci siamo alzati mo e ci siamo rimessi seduti. Perché adesso ci dobbiamo fare il ginsenghino, il caffettino e il biscottino. Questo è il mio. Questo è mio. Guarda i danni, guarda. Santo Dio. E voilà. Coffee break. Comunque se nessuno li vuole li prendo io questi 5 euro. Oddio, mi sono fatta la foto. Ah no, madonna che rimbambita. Sono un po' sbadasciata, però stiamo andando un attimo su da Chiappi, perché voglio cercare di trovare qualcosa per il compleanno di Lorenzo. E già c'ho qualche idea carina. E poi volevo andare un attimo in libreria, perché è una cifra che non leggo e c'ho proprio bisogno di leggere. Dove sei, bombolino? Eccoli. E c'è proprio bisogno di leggere qualcosa, anche se dovrei leggere di notte per stare tranquilla, perché con Stefano non riesco a fare un cacchio. Andiamo, va, prendiamo l'ascensore. Come fai a dire che è brutto questo completino? Ma è stupendissimo. Mi piace come vestito. Vabbè, perché non è coatto. Allora, abbiamo comprato un completino, sì, un completino, un cappellino carinissimo, guardate quanto è bello. Quei soldini perché abbiamo aia perché Silvia ha scroccato 5 euro di care il resto. Ma so, ma tanto che si siete cavate un euro per uno, mo so fregato, erano 5 euro e gli abbiamo comprato il basco. Scusa, Stefano, fatti vedere, mammi. Ma che tu stai, l'asilo nido? Non lo so, ma che sei venuto su? Nido convenzionato. Stefano, quanto sei bello, mamma. Ma che nido qua? Eccolo là, un po' privato. Ah, vedi, vabbè, bomboloni, c'è bomboloni. Amore, quanto sei bellissimissimo! Come sei? Siamo andati via dal centro commerciale tipo verso le 4:30 se non sbaglio. Poi siamo andati un attimo dai miei perché ho fatto mangiare Stefano che si è addormentato e poi dovevo andare a riprendere Fibi, quindi siamo stati un'oretta a casa dei miei. Ci siamo ammazzati da ride e ci siamo mangiati un biscottino tanto per gradire e adesso ci siamo fermati qui vicino a casa nostra perché mio marito ce la voglia di pastarelle, sta sempre a mangiare, dice te la vuoi? Io ho detto certo che la voglio e ora mi sono fatta prendere la pastarella pure io. Ma dopo ce ne andiamo a casa e ci riposiamo però perché siamo stanchi. Allora, io volevo far vedere sta cosa, guardate, che cos'è? La mia panza. Mio marito mi ha beccato. Questo era uno sguardo erotico però, scusa, eh? Era uno sguardo erotico. Ne sei il pupo d'armi. Io stavo facendo vedere la mia panza post... che, guardate, ecco. Abbiamo comprato le pastarelle anche. Sì, guardate qui, guarda. Cioè, io ho mangiato solo il sushi, cioè, rendetevi conto. Poi dite, non ce l'hai avanza. Vabbè. È tutta apparenza perché YouTube. Lo mangiamo adesso, sì. E mi sa proprio di sì, no, sì. Aprica, dai. Che schifo che fai, amo. Ma la pesca. La pesca mia, vieni a te. Io mi sono presa questo fruttino qui. Grazie. Ma questa è quella grande? Sì, la mazza mi è piccola però. Tu è piccola. Vabbè. Cioè è buonissima. Very good. Santo cielo. Ragazzi. Madonna, sta pastarella è fenomenale.
il vlog lo facciamo finire qui, visto che abbiamo mangiato di tutto e di più, anche perché ho la memoria piena della macchinetta. Vi salutiamo come sempre, grazie per averci fatto compagnia in questa giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Perché finisce già il vlog? Che facciamo? Volevo farvi pure quando andiamo a dormire. Quando cenamo dopo? No, basta, mo, che dobbiamo fare? E dopo cenamo? Sì, ma basta, mica ho fatto il vlog del magnaio. Ah, però dovrebbe farlo un giorno, la maratona del cibo. Ah, con noi finisce strano. Vabbè, vi saluto. Un bel caffè. Un altro, vabbè. Un bel grappino. Sì, va bene, saluta, dai. Ciao a tutte. Ciao a tutte. Ciao, ciao.